che poi è uno strumento, questo è uno strumento molto importante nell'ambito popolare. La fisarmonica diatonica è già di per sé questo suono brillante che ci accompagna da sempre, che ci accompagna nelle feste popolari, che ci accompagna in quella che è tutto l'excursus sociale della civiltà rurale. Quindi con l'organetto e con la chitarra battente si festeggiavano i matrimoni, si festeggiavano le feste popolari, cioè voglio dire è nel DNA della musica popolare dei cilentani nello specifico questo strumento, questo suono fondamentalmente. Io credo che sia quindi il primo passo senz'altro, cioè voglio dire non c'è approssimazione, nel senso che questo tipo di progetto è un progetto che è stato, non è come dire oggi la prima pietra, questo è un progetto che viene già da uno studio importante che è stato fatto probabilmente con metodo prima per arrivare oggi a parlare di dipartimento di musica tradizionale e popolare, quindi è stato fatto da altri, non è merito mio, il merito lo diamo sicuramente alla maestra De Vita. Questo perché? Perché oggi possiamo dire che con questi presupposti c'è tutto per poter lavorare, cioè c'è tutto per iniziare di fatto a mettere sul campo dei professionisti che siano, come dire, pronti sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista didattico. Questo credo sia la cosa più importante, non a caso parlavo di microeconomia, ma in questo caso parliamo di economia vera e propria. Quindi voglio dire, diamoci la mano tutti quanti, lavoriamo tutti verso la stessa direzione con la certezza che i risultati arriveranno se fatti con serietà e con serenità. Io credo che non avremo assolutamente problemi. Poi hai visto quanto è bravo.